L'amicizia è uno dei valori più importanti per me e pensare che qualcuno che si definisce amico possa comportarsi come una delle protagoniste del video di oggi è quasi destabilizzante. Ma andiamo per ordine. Questa è la storia di Brittany Gargoyle. Siamo in Canada, in Saskatoon, una città fredda ma bellissima, con un segreto scomodo. È la città con il più alto tasso di violenza domestica in Canada. Ha inoltre la percentuale più alta di omicidi di donne indigene e di femminicidi. Ma questo non significa che tutti in città hanno una vita orribile. Brittany nasce il 31 agosto del 1996, circondata da gioia e felicità. Sua madre, Suzanne, e il secondo marito della donna, Everett, le dedicano moltissime attenzioni e la piccola ha tre fantastiche amiche, Courtney, Tristan e Victoria, le figlie di Everett e della sua ex moglie. Nonostante siano più grandi, le tre sorelle si prendono cura della bambina con amore. Brittany è una ragazza coraggiosa, avventurosa e schietta, persegue i suoi sogni e non ha paura di esprimere le sue idee e le sue necessità agli altri. A 16 anni inizia il suo primo lavoro, a 18 ha due lavori, uno al German Courtney Club e un altro da Verne's Pizza. Lo stesso anno la ragazza incontra per la prima volta suo padre biologico e inizia a entrare in contatto con un'altra parte della sua famiglia. È entusiasta e comincia a fare piani per il futuro, vuole studiare e lavorare nel settore dell'ospitalità. Nel 2015 Brittany ha due lavori e la scuola, ma riesce sempre a trovare tempo per i propri amici. Ama fare amicizia e passare il tempo con le persone a lei care. Oltre alle tre sorelle adottive, la ragazza ha amicizie strette anche a scuola. La sua migliore amica è Cheyenne Rose Anthony. Al contrario di quella di Brittany, l'infanzia di questa ragazza è stata difficile, come quella dei suoi genitori. I due avevano frequentato le scuole residenziali in Canada, tristemente famose per gli abusi su minori e in particolare su bambini indigeni. A causa delle condizioni in cui erano cresciuti entrambi, i genitori di Cheyenne soffrivano di disturbo post-traumatico da stress e fin da giovani avevano sviluppato una severa dipendenza da sostanze illegali. A 2 anni Cheyenne era stata portata via dai genitori e messa in un orfanotrofio fino a 18 anni. Purtroppo la ragazza subisce abusi mentre è in affidamento e quando compie 15 anni sua madre muore. Per affrontare tutto, Cheyenne finisce per frequentare cattive compagnie e lei stessa sviluppa una forte dipendenza da metanfetamine. L'incontro con Brittany sembra cambiare le cose, come se le due fossero destinate a diventare migliori amiche. Le ragazze si capiscono e la vicinanza di Brittany sembra riuscire a tenere Cheyenne lontana dalle brutte abitudini e dalle cattive compagnie. 24 marzo 2015. Quella sera le ragazze andarono a una festa insieme. Il piano è di bere passando da un locale all'altro fino all'alba. Alla festa Cheyenne tira fuori il telefono e chiede a Brittany di farsi un selfie insieme e posta subito la foto su Facebook. A quanto sembra, poco dopo aver scattato la foto, le ragazze si dirigono al Manchester Brew Pub, nella zona centrale della città. Alle 4 del mattino, le ragazze sono al Colonial Pub and Grill. Qui, secondo Cheyenne, Brittany mette gli occhi su un uomo. Si avvicina con la scusa dell'accendino. I due iniziano a parlare e sembra che vadano molto d'accordo. Brittany se ne va con l'uomo e Cheyenne viene lasciata alla Lighthouse, una casa di cura per anziani, dove sembra abbia passato la mattina con suo zio. La sera del 25 marzo, Cheyenne scrive un post sulla bacheca di Facebook dell'amica. Dove sei, Brittany? Non ho avuto tue notizie. Spero tu sia sana e salva a casa. E mi serve il mio telefono. Ti voglio bene. Sembra un messaggio di un'amica preoccupata, ma l'apparenza, come sappiamo, a volte inganna. Alle prime luci dell'alba, un uomo sta passando vicino alla discarica di Saskatoon, quando nota qualcosa ai lati della strada, simile a un manichino abbandonato. Incuriosito, ferma la macchina e si avvicina. Si tratta del corpo di una donna, abbandonata vicino alla discarica, come fosse spazzatura. In preda allo shock, l'uomo chiama il 911. La polizia arriva in pochi minuti e fa un primo esame del corpo. È ormai freddo e presenta delle cicatrici intorno al collo. La ragazza è stata strangolata. Gli agenti stimano che il corpo sia stato abbandonato tra le 5:20 e le 5:40 del mattino. La vittima non portava scarpe e vicino al corpo venne trovata una cintura nera. Ma prima di poter fare qualcosa con le prove raccolte, era necessario identificare il cadavere.
cadavere. Non fu difficile. La ragazza aveva due tatuaggi particolari, due stelle sulla mano sinistra e un leone sulla spalla. La polizia rilascia le immagini al pubblico, chiedendo aiuto per il riconoscimento della vittima. Dopo poco, la famiglia di Britney si presenta distrutta al commissariato. Provate a immaginare cosa può voler dire per una famiglia venire a sapere della morte della propria figlia in questo modo dalla televisione. Un'altra persona chiamò la polizia quella mattina, Cheyenne, che si trovava ancora al Lighthouse. Disse di avere alcune informazioni su Britney. La ragazza aveva un tono di voce molto preoccupato e voleva comunicare agli agenti che il corpo era quello della sua migliore amica. Disse di aver riconosciuto le foto dei tatuaggi alla TV. Successivamente racconta che cosa è successo la notte precedente, parla del giro dei bar e del fatto che Britney se n'era andata con uno sconosciuto. Cheyenne è preoccupata per quell'uomo, potrebbe trattarsi di un killer seriale. La polizia chiede alla ragazza cosa ha fatto dopo essersi separata dall'amica e lei risponde di essere andata alla casa di cura a far visita al suo anziano zio e poi passa il telefono allo zio, che conferma. Tutto sommato, questo sembrava una storia sensata per i detective, ma è sempre meglio approfondire. Vengono controllate le telecamere di sicurezza e il leggero sospetto che i poliziotti hanno sul racconto di Cheyenne trova conferma quando controllano le riprese del Colonia Pub & Grill. Le due ragazze non compaiono in nessun filmato e non vi è alcuna traccia dell'uomo con cui Cheyenne ha detto che l'amica si era allontanata. Successivamente vengono controllate le registrazioni delle telecamere del Lighthouse e si scopre che Cheyenne è arrivata alla casa di cura molto più tardi rispetto a quando aveva detto alla polizia. Da questo momento Cheyenne Rose è ufficialmente sospettata di omicidio. Per iniziare, i detective si recano al Lighthouse e parlano con lo zio della ragazza. Gli mostrano le riprese delle telecamere di sicurezza e gli chiedono cosa è veramente successo. L'uomo racconta che la nipote si era confidata con lui quella mattina. Lei e Britney avevano passato la notte in un motel con due ragazzi e a un certo punto era scoppiata una lite riguardo della polvere d'angelo. Cheyenne era andata in bagno e al suo ritorno aveva trovato il cadavere dell'amica sul letto con dei lividi sul collo. In quel momento uno degli uomini gli aveva puntato la pistola e le aveva ordinato di aiutarli a disfarsi del corpo. Lei lo aveva fatto ed era poi corsa dallo zio a chiedere aiuto su come gestire la situazione. Entro aprile Cheyenne viene arrestata, non per l'omicidio di Britney, ma per numerose accuse di possesso di sostanze illegali che le costarono 6 mesi di reclusione. In questi mesi i poliziotti continuarono a interrogarla riguardo alla morte dell'amica, ma ora il comportamento della ragazza è totalmente diverso, non è più amichevole e collaborativa come quando aveva chiamato la Lighthouse, ma l'opposto, silenziosa, arrogante e sulla difensiva. Poi, nell'autunno del 2015, Cheyenne scrive un commento sotto il selfie scattato con Britney al party, un messaggio bellissimo e commovente che dimostrava, a detta delle persone che lo lessero, quanto la giovane sentisse la mancanza della sua amica. Poche settimane dopo, è la stessa famiglia di Cheyenne a chiamare la polizia. Un testimone si era infatti fatto avanti. La notte in cui Britney fu uccisa, Cheyenne si presentò ubriaca, piangendo, alla porta di una conoscente appena prima dell'alba. Raccontò alla donna di aver litigato con un'amica, di averla colpita la testa con qualcosa e di averla soffocata. Con suo orrore e shock, l'amica non si era più rialzata. La donna aveva poi guardato alle spalle di Cheyenne, dove la ragazza aveva parcheggiato la macchina e aveva visto il corpo di Britney. A quel punto, non sapendo se la ragazza nella macchina fosse viva o no, aveva intimato a Cheyenne di andarsene immediatamente e, troppo scossa per chiamare la polizia, si era limitata a guardare la giovane salire in macchina e sparire nella notte. Mesi dopo, il senso di colpa aveva portato la donna a chiamare la famiglia di Cheyenne e raccontare l'accaduto. La polizia si riattiva, determinata a scoprire la verità. Vengono ricontrollati i social di Cheyenne e subito balza all'occhio il selfie del party, ma non a causa del recente commento, quanto di un elemento all'interno della foto, la cintura nera di Cheyenne, la stessa trovata poco distante dal cadavere di Britney e su cui verranno trovati, dopo un attento esame, sia il DNA di Cheyenne che quello dell'amica. La causa della morte era strangolamento e Cheyenne aveva effettivamente detto alla testimone di aver soffocato la ragazza. Tutto era coerente con i segni sul collo di Britney e la cintura, possibile arma del delitto.
conflitto. Cheyenne viene arrestata e accusata di omicidio di secondo grado. Durante tutto l'interrogatorio, la ragazza rimane seduta, il volto privo di emozioni, come non fosse neanche presente. Non diede alcuna spiegazione riguardo alle menzogne sugli avvenimenti di quella notte. Passate molte ore, dopo che le vennero mostrate più e più volte le prove, si limitò a dire: "Credo di averla ucciso, ma non ricordo di averla soffocata". Nel corso del processo, i difensori di Cheyenne dissero che la ragazza non si ricordava di aver compiuto l'omicidio a causa del lungo periodo di utilizzo di sostanze e per lo shock dell'accaduto. Questo portò l'accusa a non essere in grado di presentare una precisa ricostruzione temporale degli eventi della sera del delitto. Le uniche conclusioni furono che le ragazze avevano bevuto molto, avevano discusso e Cheyenne aveva avuto uno scatto. Non aveva pianificato di far fuori l'amica, ma lo aveva fatto, e successivamente si era rifiutata di prendersi le responsabilità delle proprie azioni. Aveva infine usato il commento sotto la foto per depistare la polizia e dare l'impressione di una ragazza sconsolata per la morte della sua carissima amica. Nel 2018 Cheyenne si è dichiarata colpevole ed è stata condannata a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza è stata più leggera perché l'accusa non ha potuto provare l'effettiva intenzione della ragazza di far fuori Britney. È tutto per il caso di oggi. Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nel commento. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!